Ah, sì, in parte mi ha già anticipato il collega Gatti. Io non mi ci ritrovo, sinceramente, nell'affermazione grave, secondo me, che ha fatto il capogruppo della Lega, che poi ha oggettivamente corretto il tiro, ma quando parla di mercato delle vacche. E io non credo proprio che qui nessuno abbia voglia di fare il mercato delle vacche. Noi abbiamo voglia di discutere di politica, di contenuti, di cercare un confronto, anche un verificare se è possibile un dialogo. Se non c'è la possibilità, va bene, noi porteremo, continueremo a portare avanti evidentemente le tematiche e le proposte in cui crediamo. E senza volontà di tediare nessuno, ma forti della dignità delle nostre idee e delle nostre proposte. Lo ha già sottolineato il collega Gatti, lo risottolineo io, perché oggi abbiamo iniziato sicuramente, lasciando perdere la prima parte del Consiglio che non riguarda il PTCP, concentrandoci su quella del PTCP, abbiamo iniziato con una serie di emendamenti che il mio gruppo non aveva sottoscritto e in cui spesso una parte dei voti della minoranza andavano a sovrapporsi a quelli della maggioranza per una non condivisione. Quindi non c'era l'evidenza dei numeri. Nelle ultime due votazioni, invece, siccome c'è stata una netta, diciamo, seppur con dei distinguo evidentemente sulle posizioni politiche, c'è stata una distinzione tra quelli che sono i voti e quindi i consiglieri presenti della maggioranza e quelli della minoranza. Bene, l'esito ci ha dato nella prima 16 per la maggioranza e nella seconda 19. Quindi, ancora una volta, quando potete contare solo sui vostri voti, noi sottolineiamo che non avete il numero legale e se siamo qui a discutere è solo grazie alle forze politiche di minoranza. 16, ribadisco, che non è un gran numero, e 19. Quindi, se qualcuno viene a lamentarsi perché l'orario si protrae, guardate, noi facciamo abbastanza in fretta, usciamo dall'aula, non c'è più il numero legale e siete contenti di andare a casa, eh? Non è che siamo qui perché ce lo raccomanda il medico. Siamo qui perché crediamo in determinate proposte politiche, in determinate idee. Se poi voi siete stufi di stare qui, potete anche voi abbandonare l'aula, eh? Non è che siete obbligati, per carità. Noi portiamo avanti le nostre idee, abbiamo presentato un certo numero di emendamenti. Ribadisco, se si vuole ampliare il tavolo di confronto e non limitarlo semplicemente a un confronto pur interessante con l'assessore e il suo staff tecnico, ma si vogliono rendere partecipi anche i capigruppo, noi siamo più che disponibili, anche proprio per verificare quali sono gli spazi di confronto. Altro però per il momento non possiamo fare. Sulla questione specifica dell'emendamento che stiamo discutendo, che è il 171, vale quello che ho già detto per gli altri due precedenti, il 168 e il 169. Io sono assolutamente convinto che quando una istituzione come la provincia di Milano è una di quelle che appone la propria firma su un accordo di programma e successivamente vede un altro organismo cancellare alcuni punti che noi come istituzione abbiamo sottoscritto, beh, noi dovremmo essere, al di là delle forze politiche, tutti arrabbiati e difendere quell'accordo di programma che va negli interessi del nostro territorio e di chi quel territorio lo vive, perché altrimenti è inutile fare come fa Podestà, le giunte itineranti, se poi non ha neanche il coraggio di difendere un accordo di programma che la provincia di Milano ha sottoscritto e che è coerente con quello che è stato il discorso politico che Podestà e non il sottoscritto, ma anche il sottoscritto su questo punto potrebbe fare, cioè le metropolitane.
Quindi il trasporto pubblico. Io mi aspetto un atteggiamento diverso e un voto diverso. Grazie.